Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Saluto tutti voi con gioia e con affetto, a cominciare dal carissimo Don Panfilo, da Don Michele e poi il rettore e gli educatori del seminario, i seminaristi, i sacerdoti presenti, la famiglia di Gianmarco e tutti quanti voi. Saluto anche con affetto il sindaco di Vasto, che ha voluto essere presente perché, come forse sapete, Gianmarco dall'anno scorso sta svolgendo il suo ministero pastorale a Vasto e dunque ha voluto dare un segno della presenza, anche dell'attenzione della comunità civile. Ringrazio con voi Dio e ringrazio in particolare la famiglia di Gianmarco, i nonni carissimi, i genitori, quello spilungone del fratello, e chiedo a Dio di benedirli per questo atto di fede e d'amore, questo dono che essi compiono nell'offrire il Figlio a Cristo e alla Chiesa. E finalmente ringrazio Gianmarco, che conosco da che era un bambino. L'ho visto crescere e, come vedete, è cresciuto. E noi ringraziamo Dio del suo cammino e lo affidiamo con tutto il cuore alla Vergine Santa in questa solennità dell'Immacolata, perché quanto oggi egli offre al Signore possa rinnovarlo nella gioia dell'offerta tutti i giorni della sua vita, per la gloria di Dio e la salvezza degli uomini. Invochiamo su tutti e ciascuno la misericordia del Signore. Ah sì, però prima di questo c'è Don Michele che deve dire una parola, giusto? Allora ti ascoltiamo con attenzione. Semplicemente volevo esprimere a nome di tutta la comunità la nostra gioia. Come lei ha già detto, Gianmarco sin da piccolo è stato sempre presente in maniera molto attiva, sia nella nostra comunità che in tutto, potremmo dire, il quartiere, se non la città, e poi crescendo è diventato un po' famoso, potremmo dire, un po' in tutta la diocesi. Questo è un evento veramente straordinario, non solo perché è evidente l'opera di Dio, ma anche perché sono tantissimi che gli vogliono bene e vedono in questo momento la realizzazione di un suo sogno. Vorrebbero essere in tanti qui presenti, ma in realtà
Le costrizioni per la pandemia non ci hanno permesso una celebrazione che potesse accogliere tante persone e allora volevo assicurare sia Gianmarco che alle persone qui presenti, che sono tanti, in comunione di preghiera. Volevo ringraziare Rete 8 che permette loro adesso di poter vivere questo momento anche se a distanza. Quindi semplicemente ringraziamo Dio e benediciamo il Signore per tutto questo. Grazie, e anch'io ringrazio Rete 8 che ormai è diventata una fedelissima segugia dell'Arcivescovo e mi dà la possibilità di raggiungere tanti attraverso questo mezzo, attraverso lo streaming, e in modo particolare oggi dà a tanti la possibilità di unirsi con la preghiera e col cuore al nostro Gianmarco. Invochiamo dunque la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, sorelle e fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, sorelle e fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ringraziamento che ho espresso al sindaco di Vasto, dove Gianmarco fa la sua opera pastorale quest'anno e l'anno scorso, vorrei aggiungere quello al sindaco di Chieti. A Chieti Gianmarco è un personaggio pressoché universale, lo conoscono tutti, e quindi la ringrazio per questo segno di attenzione della sua presenza. Peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Immacolata concezione della Vergine, hai preparato una degna dimora per il tuo figlio e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato. Concedi anche a noi per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insedierai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo. Ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto
Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni, cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera, secondo la sua volontà, a essere l'ode della sua gloria. Noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Senti colui che deve essere ordinato diacono, l'accolito Gianmarco Medoro di questa comunità parrocchiale. Eccomi. Reverentissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, secondo quanto mi è dato di conoscere, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato. Prendiamo. Sorelle e fratelli nel battesimo, fratelli nella grazia del sacerdozio, caro rettore ed educatori del seminario regionale, carissimi Don Panfilo, vero padre della vocazione di Gianmarco, e Don Michele, suo parroco attento e premuroso, carissimi familiari e amici di Gianmarco, e finalmente carissimo Gianmarco. La parola di Dio che ci è stata proclamata delinea lo scenario della storia della salvezza a partire dal racconto della Genesi, dove è descritto, siamo al capitolo 3, il dramma dell'uomo divenuto straniero a se stesso a causa della colpa commessa, estraneo all'altro, a lui simile, e in fuga da Dio, abitato dalla paura e destinato a procurarsi da vivere col sudore della sua fronte. A questo scenario fa da controcanto il testo della lettera agli Efesini, in cui l'Apostolo Paolo innalza al Padre, Signore del cielo e della terra, una solenne benedizione per la scelta di restare fedele al suo disegno d'amore, nonostante il rifiuto degli uomini. Mistero di grazia che è a fondamento della nostra predestinazione ad essere figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Tra il dramma del male, con tutte le sue conseguenze di disordine, e di dolore,
e l'agire misericordioso dell'Altissimo dallo spazio della scelta a cui tutti siamo chiamati, per Dio o contro di Lui. Che cosa dovremo fare per entrare nel mistero dell'elezione divina e lasciarci avvolgere dalla forza del suo eterno amore? La risposta a questi interrogativi ha il nome di una giovane donna della terra di Giuda, Maria, l'Immacolata, preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. E lei, la creatura umile e accogliente, in cui è venuto ad abitare l'Eterno. E lei, il terreno d'avvento della grazia che libera e salva, con il sì della sua fede docile e innamorata di Dio, Maria si mostra come la porta del cielo, attraverso cui il Figlio Eterno entra nella carne degli uomini, insegnandoci la via di Dio, che trasforma il deserto del mondo chiuso in se stesso nel giardino delle delizie dell'amato. Maria è tutto questo perché è la Vergine dell'ascolto, in cui giunge al vertice l'attesa di Israele, il popolo cui Dio ha rivolto la sua parola, chiamandolo ad essere ascolto fra i popoli, come ricorda la confessione di fede affidata. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore uno. Fra tutti i popoli Israele fu eletto a percepire il calore della parola eterna a lui destinata, la dolcezza del tu divino cui poter corrispondere, lo spazio di un grembo accogliente in cui poter dimorare e di cui vivere nel tempo e per l'eternità. Maria è la sintesi suprema della fede ebraica, è la figlia di Sion per eccellenza, che ha saputo farsi silenzio ospitale perché la parola venisse ad abitare in lei. Il suo ascolto e rinuncia a ogni pretesa umana, attese e accoglienza pura dello sposo che viene, analoga a quella della sposa nel cantico dei cantici, Shira Shirim. Proprio così Maria insegna alla Chiesa l'ascolto docile e liberante di chi si confessa umile servo e vuole essere abitato e guidato soltanto da Dio. Carissimo Gianmarco, questo è anche il primo messaggio che da Maria, Vergine e Madre, l'Immacolata, mi sembra venire a te, che oggi ricevi la grazia dell'ordinazione diaconale. Servitore della parola, sine anzitutto ascoltatore fedele. Rumina lungamente il verbo guidato da lui sui sentieri del silenzio e fa fiorire la parola della vita che sei chiamato ad annunciare con tutta la fede e la dedizione del cuore da questo silenzio. Come mi hai scritto, partendo dalle riflessioni sui testi dell'odierna liturgia, tu sai bene che nel tuo cammino vocazionale, come in quello di Miriam di Nazareth, l'iniziativa assoluta è stata di Dio. Mi ha scritto così: è Dio che è venuto a visitare la mia vita e ad incontrarmi nella mia storia personale. Come nel racconto dell'Annunciazione, ho sperimentato anch'io che l'ingresso nell'avventura vocazionale passa dall'invito alla gioia. Rallegrati, Maria, rallegrati, Caire, perché il Signore è con te. La prima gioia sperimentata all'inizio del mio discernimento è nata dallo scoprire quanto amore Dio mi ha riservato, tanto da stare con me, da farsi
divino compagno della mia esistenza. Questa totale docilità all'opera del Signore non si compie in Maria senza una sua attiva collaborazione. Partecipe della nostra condizione umana di mendicanti del cielo, Maria pone la domanda che è desiderio di luce. Come avverrà questo? Non conosco voi. Risplende in queste parole la sua volontà di offrirsi a Dio con tutta la dignità del suo essere, con l'intelligenza del cuore, con la sete di un purissimo amore. Fare domande a Dio, al Dio che chiama, farle come Maria nella verità e quanto ci rende degni dell'amato. Sant'Agostino amava ripetere: fides nisi cogitetur nulla est. Una fede che non sia pensata non è neanche fede. E allora l'interrogazione della Vergine è voce di tutte le nostre domande più vere. È esempio della lotta con Dio che tutti dovremmo vivere perché sia degno e bello l'assenso che gli diamo. Maria è l'umanità libera e fiera che Dio vuole davanti a sé per una vera alleanza d'amore. L'eccomi della sua fede libera e interrogativa e il farsi strumento consapevole e confidente della sua opera per la salvezza di tutti. In quell'eccomi, sono la serva del Signore, venga di me secondo la tua parola, c'è tutto intero il mistero della fede, della carità, della speranza a cui siamo chiamati. Ecco perché in quell'eccomi della Vergine è possibile cogliere anche il progetto del tuo ministero diaconale. Carissimo Gianmarco, sarai tanto più annunciatore e testimone della parola di vita, quanto più avrai saputo camminare a lungo nei sentieri del silenzio e dell'ascolto. Sii un diacono contemplativo di Dio. Ripeti l'eccomi di Maria. È questo che potrai diventare sempre più con l'aiuto del Signore, uomo dell'ascolto, uomo della parola, evangelizzatore fedele del tuo popolo, silenzio, abitato da Dio, per divenire parola generosa e feconda, che bussi alla porta dei cuori, di quanti ti saranno affidati, a partire dal tuo incondizionato affidamento a Dio. In tal senso mi hai scritto, dinanzi ai dubbi e alle paure, sul modo del compiersi del progetto di Dio in me, e valutando l'insufficienza dei mezzi umani per rispondervi, ho avvertito nel cuore la promessa divina, non temere, donando la tua vita, darai vita a tanti. Fedele al cielo nella dimensione contemplativa della vita, fedele alla terra nel cogliere le domande e le attese più vere degli uomini nel corrispondervi con spirito e amore, sii diacono generoso, testimone del Verbo, fratello umanissimo e comprensivo verso tutti coloro che incontrerai. E come Maria coniuga in te la fedeltà alla terra e la fedeltà al cielo in un unico, fedelissimo amore. Contagia ai cuori la gioia di vivere con Dio e per Lui, trasmettendo a tutti, specialmente ai giovani, ai poveri, ai più deboli, ragioni di vita e di speranza nella sequela di Gesù. E quanto mostri di desiderare tu stesso quando mi scrivi. Con l'ordinazione diaconale viene rinnovato in me l'entusiasmo nel correre verso i giovani in ricerca, nel soccorrere i poveri, nell'assistere gli ammalati, per cui avverto una grande predilezione, a motivo anche della mia esperienza di servizio a Lui. Maria ti accompagni dal cielo, interceda per te, per tutti noi. A lei, Vergine dell'ascolto, modello del dono fedele di sé, ci rivolgiamo allora pregando con fiducia, con te e per te. Maria, Vergine dell'ascolto, insegnaci l'amore al silenzio interiore e la docilità del cuore fedele.
Fa di questo tuo figlio Gianmarco un diacono secondo il cuore di Dio, abitato dalla parola per essere Vangelo vivente per tutti coloro che gli saranno affidati. Fa che in lui l'umile fedeltà al cielo si sposi alla tenera fedeltà alla terra, in modo che egli sia per tutti e per ciascuno fratello generoso e comprensivo, largamente umano nell'accogliere e sostenere il cammino di tutti, operoso nella carità che ci fa servi aprendoci ai bisogni degli uomini. La sua vita contagia ai cuori l'esperienza della bellezza che salva e salverà il mondo, quella del figlio tuo Gesù, servo sofferente per amore, Signore e luce della nostra vita e della storia. Amen. Alleluia. Figlio carissimo Gianmarco, prima di ricevere l'ordine del diaconato, devi manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi essere consacrato al ministero della Chiesa per mezzo delle imposizioni delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità in aiuto all'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le parole e le opere secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi, in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore, custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Gianmarco, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Gianmarco, prometterlo a me può essere anche facile perché ti conosco da che eri un bambino e quindi veramente ti voglio bene come un padre, ti ho visto crescere nella fede, ma ricorda, l'hai promesso per tutti i vescovi che nella tua vita ti condurranno sulla via di Dio. E il Signore ti sostenga in questa fedeltà. Sorelle e fratelli carissimi, preghiamo che Dio Padre Onnipotente conceda la sua benedizione a questo suo figlio, che ha voluto chiamare
all'ordine del diaconato. Maria Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Anna e Gioacchino, Santi profeti e patriarchi, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Marco, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi Discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, San Biagio, Sant'Arcisio, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio Magno, San Pietro Celestino, San Pio Decimo, San Giovanni Paolo II, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, Santi Cirillo e Metodio,
San Giustino, San Leucio, San Nicola, San Benedetto, San Francesco, Sant'Antonio, San Domenico, San Francesco Saverio, San Francesco Caracciolo, San Camillo dell'Ellis, San Pompilio Maria Pirotti, San Giovanni Maria Vianney, San Vincenzo De Paoli, San Gabriele della Dolorata, San Luigi Gonzaga, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa di Gesù, Santa Rita, Santa Bernadette, Santa Teresa di Calcutta, San Rocco, San Nunzio Supplizio, Beato Roberto da Salle, Beato Angelo da Fulci, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, per la tua incarnazione, la tua morte e resurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore, noi peccatori ti preghiamo, conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, il nostro Vescovo Bruno, i Vescovi,
i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto. Benedici e santifica questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, oh Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questo tuo figlio che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Adesso, col gesto antichissimo, che sin dagli inizi del cristianesimo segna la presa di possesso da parte di Dio della creatura che gli si offre per configurarla a Cristo, servo, diacono e sacerdote, imporrò le mani sul capo di Gianmarco. Questa imposizione delle mani è un segno sacramentale potente. Dio prende possesso totalmente di te in modo nuovo, perché tu sia nel sacramento dell'ordine strumento di grazia nelle sue mani. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre. Per mezzo del Verbo tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così è disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito, cresca e si edifichi il nuovo Tempio, come
in antico scegliesti, figli di Levi, a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questo tuo figlio, Gianmarco, che noi consacriamo come diacono, perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso verso i poveri e i deboli, umile nel suo servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel tuo popolo santo. Sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, sia immagine del tuo figlio che non venne per essere servito ma per servire, e giunga con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La Chiesa ha un nuovo diacono, Gianmarco è diacono in Cristo, diacono del Padre. Possiamo fargli un applauso. Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. La pace sia con te.
in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose Pero
fratelli, pregate perché questo sacrificio che ci nutre nel nostro pellegrinaggio verso la città celeste sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva da fare questo sacrificio all'odore di Dio. Accetta con benevolenza, Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei colmata di grazia la degna madre del Tuo Figlio, e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il tuo Figlio, Agnello Innocente, che toglie i nostri peccati, e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il tuo Figlio, Agnello Innocente, che toglie i nostri peccati, e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi uniti ai cori degli angeli proclamiamo esultanti la tua lode. Supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo, con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé, loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo castissimo sposo, San Giovanni Battista, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto,
Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per il nostro fratello Gianmarco, oggi ammesso all'ordine del diaconato. Rendilo vero imitatore di Cristo nel servizio del suo corpo, che è la Chiesa. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella fede della tua venuta, nella fede della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi, apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
Agnese, Cecilia, Anastasia, Giustino, Francesco Caracciolo e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha insegnato il Signore Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua festa, ma di soltanto. Per la comunione passeranno i ministri tra i banchi. Chi si comunica rimane in piedi. In piedi. Chi non si comunica si siede. È necessario igienizzarsi le mani. Stanno passando adesso il servizio d'ordine. La comunione sarà ricevuta solo sulle mani. I celiaci possono accostarsi all'altare. Vorrei dire che in generale io ritengo sia sempre meglio
che si faccia la processione per venire all'altare senza accalcarsi, perché non andare incontro al Signore che viene, uno stendere la mano per ricevere la comunione umana, è più semplice, è più vero, è più liturgico che non quel restare in piedi con il sacerdote che cerca, chi si siede, chi sta in piedi. Quindi venite in processione al centro, mantenendo le distanze, stendete la mano con cui ricevere l'Eucaristia e con l'altra la portate alla bocca. Grazie.
Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa da cui, in modo singolare, è preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Prima di darvi la benedizione con voi tutti, ringrazio Dio per questa bellissima celebrazione, per il grande dono del diaconato di Gian Marco. In realtà il suo vero nome è il nome dell'evangelista Marco, che come sapete si chiamava Giovanni Marco, perciò Gian Marco. Quindi sei parente di un evangelista, quindi cerca di essere un testimone del Vangelo con la grazia del tuo diaconato. Adesso lui ci dice una parola e poi vi darò la benedizione. Corro per la via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. E con queste parole del Salmo 118, che esprimo tutto ciò che sento in quest'ora di grazia, corro nella via dei tuoi comandamenti. Lo sapete bene, non sono pienamente atletico né sportivo. Eppure da oggi si inizia a correre seriamente su quel comandamento unico che Dio ci ha dato, che è quello dell'amore. Con il ministero diaconale sarò chiamato perciò ad andare in fretta come Maria verso tutti, specialmente verso i poveri e i sofferenti. Ma per correre sapete bene che c'è bisogno di un cuore allenato che riesca a fornire a tutto il corpo energia e vita. Entro in questo mistero di consegna della mia vita con un cuore dilatato, proprio come dice il Salmo. Anzitutto dilatato dal Signore, fonte del mio primo amore. A Lui la gratitudine più commossa, perché mi ha chiamato al dono del ministero. A lei, Padre Bruno, vescovo dei teneri anni della mia infanzia, guida sicura del mio discernimento, pastore attento della mia formazione, ed ora in modo più pieno, mio Padre, il mio grazie per avermi aperto il cuore al mistero di Dio. Guardo i miei genitori. Mi hanno donato tutto, forse anche troppo. Con la donazione generosa e fedele della loro vita alla mia, mi hanno davvero fatto vedere quanta bellezza c'è nel sacrificio a favore di chi si ama. Se oggi il mio cuore è dilatato è anche grazie a voi. Grazie a mio fratello Francesco. Confrontandomi con lui, tengo sempre allenato il cuore nella fraternità e nella giovinezza. E se è vero che c'è la famiglia della carne, ecco, questa famiglia è stata vissuta pienamente grazie ai miei nonni, che sono per me un punto fermo e sicuro, da cui ho ricevuto tanto amore e tanta tenerezza. Grazie davvero, cari nonni. Grazie a tutta la mia famiglia, vedo i miei cugini, i miei zii, i miei parenti, grazie a tutti perché ci siete sempre stati. E se è vero che c'è una famiglia della carne, è pur vero che c'è una famiglia della fede, che sono, se sono qui oggi è perché ho ricevuto un annunzio. E ci sono due persone in modo particolare. La prima, Don Panfilo. Se sono qui è grazie a lui perché è il mio parroco, è stato il mio parroco, il mio padre nella fede, ed è lui che ha accolto i miei primi passi, è lui che mi ha accompagnato, è lui che mi ha rimproverato, è lui che mi ha fatto crescere ed è lui che mi ha fatto vedere la bellezza del sacerdozio e la sua potenza generativa. Un'altra figura accanto a Don Panfilo, che nella forma del nubilato ho visto quanto sia stata capace di generare, Graziella, la mia catechista. Insieme a Graziella ringrazio anche Doriana, Enrica e tutti coloro che mi hanno accompagnato nel cammino di catechesi. Don Michele che da subito si è mostrato alla mia vita veramente parroco attento e generoso e disponibile, mi ha accompagnato veramente in ogni momento di questa formazione del seminario e grazie a lui per tutta l'organizzazione di questa celebrazione. Grazie alla comunità del Tricalle,
Voi sapete che sono particolarmente legato a questa parrocchia, a questo quartiere. Grazie, perché davvero vi sento profondamente famiglia. E grazie alla città di Chieti in generale, di cui mi sento figlio. Questa città che amo profondamente. E qui ringrazio il sindaco per la sua presenza, perché davvero mi mostra la vicinanza. In questo momento non siamo tanti, per cui nella sua presenza vedo rappresentata tutta la comunità cittadina. Questo cuore poi si è allenato davvero nella comunità del seminario. È qui che ringrazio Don Antonio, che mi ha accolto al propedeutico. Il padre spirituale, Don Enzo, i vicerettori, Don Andrea, Don Luca, il preside dell'Istituto Teologico, il segretario che è qui presente, Don Settimio, i professori che hanno curato la mia formazione accademica. Qui permettetemi in particolare di ricordare Monsignor Gino Cilli, che era rettore appena entrato in seminario. E poi i seminaristi di ieri, che adesso sono già preti, e i seminaristi di oggi, con cui condivido davvero una fraternità profonda. In modo particolare permettetemi di salutare i miei compagni di classe. E poi Vasto, la grande scoperta di Vasto dell'anno scorso, grazie all'arcivescovo che mi ha mandato nella comunità di San Marco, e qui ringrazio il sindaco per la sua presenza. Grazie a Don Nicola Fioriti, che mi ha accolto a casa sua, mi ha dato anche fisicamente le chiavi di casa per potermi sentire a casa, e questo è avvenuto da subito nella comunità di San Marco. Grazie a tutta la comunità di San Marco, perché veramente mi ha mostrato tanto, tanto, tanto affetto. E poi un paesino sul cucuzzolo della montagna, che è il paese di mamma originario, che è Pizzoferrato. Molti ci stanno seguendo da lì. Giunga la comunità di Pizzoferrato davvero il mio affetto e la mia preghiera. Questo cuore ha iniziato a battere nel cammino verso il Signore grazie all'accompagnamento del Centro Diocesano Vocazioni. E qui ringrazio tre persone davvero in particolare: Don Fabio Iarlori, Don Domenico Spagnoli e Suor Maddalena. Ringrazio chi ha curato anche la mia formazione umana, penso alle mie maestre, Maria Grazia, Nella, Liliana, i professori della Scuola Media della Porta e del Liceo Gonzaga. Ringrazio anche le parrocchie di Torrevecchia e Atessa, che hanno accolto la formazione pastorale dei primi tempi. E poi due famiglie per cui oggi è una grande festa. La prima è l'Azione Cattolica, e con cui collaboro e ho la gioia di collaborare, che oggi dice il suo sì. E io oggi lo dico con voi. E poi la Famiglia Unita Alziana, scuola davvero di servizio e di donazione. Ringrazio tutti coloro che hanno curato questa celebrazione eucaristica: Don Guido, che oltre ad essere il cerimoniere arcivescovile è un mio caro amico, Daniele e tutto il servizio liturgico. Permettetemi di ringraziare anche Gabriella, che gestisce sempre le sacrestie. Grazie al servizio d'ordine, in modo particolare a Porzia per il coordinamento, al coro che ha cantato davvero bene. Grazie a chi anche mi ha vestito, donandomi questo camice e questo ammitto, Anna, grazie di cuore. Ringrazio Rete 8, in modo particolare Don Gianni Sciorra per il collegamento che ci ha fornito, e gli amici tutti, gli amici d'infanzia, gli amici che conosco da più tempo, da meno tempo, perché davvero nella via dell'amicizia ho potuto incontrare un volto di Dio, che è Dio amico. Concludo con un invito, è diventato un po' il motto della mia vita. Più cuore nelle mani, diceva Camillo De Lellis. Ecco, questo cuore dilatato oggi nel dono dell'ordinazione viene messo nelle mie mani perché sia operoso nella carità. E allora, tornando a casa, per tutti voi questo invito: mettete più cuore nelle mani, perché solo se metteremo più cuore in queste mani sapremo annunciare davvero un Dio che è innamorato dell'uomo. L'ultimo grazie alla festeggiata, a Maria. Mi rivolgo a lei con le parole di un canto che spesso cantiamo in seminario. Maria, ti do il mio cuore per sempre. Tu dammi l'amore che non passa mai. E chi è l'amore che non passa mai? È tuo figlio, Gesù Cristo.
benedetto nei secoli. Amen. Un ringraziamento particolare a tutti i sacerdoti presenti, perdonatemi, ai padri Camigliani, a cui mi sento particolarmente legato, e qui c'è Don Massimo Colella che 25 anni fa in questa chiesa parrocchiale mi diede la grazia del battesimo. Grazie anche a tutte le religiose, a Madre Beniamina, e buona continuazione della nostra preghiera. Grazie, grazie. Devo dire che veramente Gianmarco è stato ricolmato di doni. Ancora una volta grazie a tutti quelli che lui ha ringraziato, in particolare al seminario. Ma devo dire che in questi anni, grazie alle destinazioni pastorali, lui ha fatto anche una scoperta umanamente importante. Quando è entrato in seminario, lui fondamentalmente pensava che il mondo aveva un ombelico, Chieti, Tricalle, e il resto è una piccola periferia. E invece ha scoperto che esiste il resto del mondo, esiste Atessa, esiste Vasto, e poi si è aperto, grazie a Vasto che dà sul mare, al mondo intero. Quindi è stato un cammino bellissimo di rilatazione del cuore, e il fatto che abbia dato e ricevuto tanto è significato anche dalla presenza dei due sindaci di Chieti e Vasto, i due polmoni della diocesi. E ora con immensa gioia vi do la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio che ti ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa ti rende strumento della sua carità verso tutti, specialmente i poveri e i sofferenti. Egli che ti ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo ti aiuti ad essere con tutta la tua vita autentico testimone della sua parola. Dio che per mezzo del suo Spirito ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri ti conceda di essere costruttore di verità e di pace, imitazione di Gesù Cristo, tuo Figlio. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate e annunciate il Vangelo del Signore. Terminato il canto finale, ognuno rimanga al proprio posto. Una volta rientrato in sacrestia e salutati i sacerdoti, Gianmarco passerà tra i banchi a salutare personalmente tutti voi e donandovi un piccolo gesto da riportare a casa. Si raccomanda quindi di non creare assembramenti all'uscita della chiesa.